Scusate i piccoli problemi tecnici, ma quelli il bello della diretta. Io prima di iniziare però il comizio vorrei esprimere la solidarietà ai lavoratori dell'Oikos che chiedono in quanto lavoratori di essere tutelati. Noi esprimiamo la solidarietà e domani formalmente i consiglieri comunali depositeremo un impegno che l'amministrazione andrà ai tavoli di concertazione per tutelarli in quanto lavoratori, sia chiaro. Adesso siamo qui a parlare del nostro programma, ed è un programma chiaro per liberare Mister Bianco e riconsegnarla alla comunità, liberarla da un certo tipo di politica che baratta i diritti per i favori, Io sono su questo palco con tre persone meravigliose, l'ingegnere Di Rendi, Giusy Percipalle e la dottoressa Zito, che in questo momento rappresentano gli assessori designati, ognuno con la sua personalità, il suo spessore, professionalità, che certamente sono qui e rimangono a vostra disposizione non appena finisce il comizio per scambiare anche quattro informazioni e quattro idee su quello che sarà l'operatività della nostra amministrazione. Ma faccio una premessa: tutto nasce dai patti di quartiere. Il nostro programma non è un programma che ci siamo inventati, è un programma che nasce dal basso, che nasce palmo a palmo, quartiere per quartiere, persona per persona, perché è da lì che nasce la politica. È da voi che nasce la politica, non è dall'alto che nasce la politica, è da voi. Abbiamo parlato con tantissime persone, continueremo a farlo perché è giusto, la gente si deve ascoltare. E i patti di quartiere insieme al tavoli programmatici hanno portato linfa e idee che sono state inserite nel programma. E il programma è stato redatto e depositato con le liste, lo si può vedere, se volete le mandiamo anche qualche copia su WhatsApp e così ve lo stampiamo e così vi rendete conto che è il programma della gente. È un programma che vede una città smart, è un programma che vede un comune con le shortlist dei professionisti, basta più ad incarichi ad hoc, basta più incarichi ad hoc. Non possono sempre lavorare le stesse persone, non possono sempre lavorare le stesse aziende, non possono sempre lavorare gli amici lì. E non vi preoccupate, perché noi che vi ricattiamo, che se non ci votate non vi facciamo lavorare. Noi lo facciamo perché chi lavora deve avere il merito e la serenità di poter partecipare alla comunità. Qualcuno fa altro. Ci sarà l'identità digitale, ci sarà il cittadino che avrà la PEC per potersi mettere in rete in maniera moderna, siamo nel 2020, ci sarà la possibilità di rendicontare a livello sociale quello che succederà nella città. Non è che i patti di quartiere finiscono quando iniziano le elezioni e quando finiscono le elezioni, i patti di quartiere ricominciano dopo, abbiamo preso impegni con la gente e andremo lì a dire cosa abbiamo sbagliato e cosa si deve fare e cosa si deve rettificare. Ci sarà una banca dati di cittadini volontari
non ci saranno i consulenti esperti ad hoc, ci saranno i cittadini che volontariamente vorranno dare e dire la loro nella comunità, volontariamente. Li prendiamo, li ascoltiamo e ci daranno i consigli. La politica non rimane nel palazzo, non rimane nel palazzo. Faremo ricorso ad un ufficio qualità. Molti di noi, molti di voi, alcune volte si sentono quasi da raccomandare per alcune pratiche. La pratica, io impazzisco quando vedo gente che chiede la cortesia di farsi fare lo stallo per il disabile. Io impazzisco, dico, ma non è possibile, regolamentiamolo. No, sul regolamentiamo non si capisce a cuccio come dare. Ma che senso ha? La raccomandazione per il pass dei disabili. E tanto altro, chiaramente. Faremo ricorso all'attività pubblico-privato. Tutti i comuni, quelli più avanzati, ne fanno già ricorso, ne fanno uso. Laddove non arriva il comune, arriva il privato e insieme si va avanti. Nessuno rimane indietro. Abbiamo intenzione, a livello urbanistico, di rimodellare la piazza Poggio Croce, farla diventare una piazza con la visione europea, una piazza dove si fa un picnic, una piazza dove si può stare, si può fare anche jogging, si può vivere la giornata, che sarà ovviamente videosorvegliata. Anche la piazza Mercato di Belsito, abbiamo fatto i giri di quartiere a Belsito, già da tempo c'è una piazza abbandonata. E allora insieme abbiamo detto come si può, senza spendere una miriade di soldi, si riqualificherà, rendendolo intanto più fruibile. Ci sono tanti interventi, ci sono interventi di viabilità sulle frazioni, in via De Curtis, in via De Sica, strade di collegamento tra via Etna e la scuola di Sciascia, daremo priorità a questi interventi. Realizzazione pedonale su via Lazio, sistemazione rurale in zona Sorba e Quartararo e tante altre vie, ma su questa voglio dirvi, voglio raccontarvi una storia che è simpatica, parlo di zona Sorba. Bene, in via Sorba siamo andati insieme al sindaco amico Filippo Privitera, che ringrazio, è qui presente, a fare un colloquio, un patto di quartiere con un gruppo di persone. Ci siamo resi conto che quella via necessita di illuminazione e anche le vie complementari, no? Allora improvvisamente una strada dimenticata da 5 anni, succede che 2 giorni fa determina di settore, spunta l'interesse per i lampioni delle luci, quindi allora non siamo poi così fuori dal mondo. Incredibile, a 20 giorni dalle elezioni gli fanno le luci. Ovviamente i cittadini che sono stanchi, e siamo stanchi di queste cose all'ultimo minuto, perché fare le cose adesso no, non lo capisce neanche, cioè lo capiscono anche i bambini di 3 anni che è una cosa elettorale, è uno spot elettorale, perché non si ci pensava prima. Noi siamo lì, miglioreremo anche la zona di via Sorba come tante altre vie. Sicurezza, corso Carlo Max, una rotonda in corso Carlo Max, perché è giusto, la gente non può fare da Montepò a Etnapolis e tornare per andare nelle poche aziende che sono rimaste lì. Ora ci torniamo sulle aziende, è giusto avere una rotonda lì perché spezzare un attimo la viabilità ha un senso. Migliorare la mobilità pedonale della zona, vecchia zona commerciale, che anche qui ci rientro, perché dobbiamo pensare a una città che va verso il futuro, che guarda al domani, una città dove arriverà la metropolitana più o meno fra 3-4 anni, e quindi pensare oggi alla mobilità pedonale lì probabilmente può avvantaggiare o può creare investimenti sulle aziende della zona commerciale. Quindi un miglioramento della mobilità pedonale attraverso un progetto insieme alle imprese di lì con le quali abbiamo già discusso è assolutamente messo in cantiere. La costruzione di marciapiedi, e anche qui voglio raccontarvi una storia. I marciapiedi, soprattutto nelle zone di periferia cosiddette, quartieri periferici, alcuni li chiamano frazione, a me piace chiamarli quartieri periferici, ma loro sono al centro come noi siamo in periferia quando siamo qui. Il paese è uguale, sia chiaro, non è uguale adesso come qualcuno fa sui canali social e mette i quartieri al centro e il centro ai quartieri, ma se ne sono accorti adesso. Sui marciapiedi, specificatamente in via Etna, vorrei raccontarvi una bella storia che è
reale, perché potrei anche dire una fesseria. Dice, ma Marco vuole convincerci di cose che non sono reali. Andatevi a guardare lo streaming di un consiglio comunale, l'ultimo utile, e vi rendete conto che quello che vi dico ha un senso ed è reale. Noi abbiamo fatto un altro patto di quartiere nel mese di fine febbraio, primi di marzo, dove abbiamo impegnato i gruppi politici, noi stessi e la gente, a che ci costruisse lì un marciapiede che da tempo se ne parla, da tempo, da anni. Due giorni dopo il patto di quartiere mi reco al comune presso l'ufficio lavori pubblici e immaginate che trovo in cantiere? Il marciapiede da inserire nel piano triennale che ovviamente abbiamo votato dell'ultimo consiglio comunale, perché improvvisamente traspare l'interesse per i quartieri. Improvvisamente. Ma allora non siamo poi così fuori dal mondo. Ma miglioramento del trasporto pubblico, se il caso si rafforzano le linee, anche lì abbiamo girato le aziende, abbiamo parlato con la gente e vuole rafforzamento di alcuni, in alcuni punti del paese. Si può fare normalizzando le attività di questo paese, perché qui sembra che ogni cosa che venga fatta deve per forza passare dalla segreteria del sindaco. Non sarà più così. Noi saremo persone libere, vi lasceremo liberi e daremo le risposte in termini tecnici, in termini reali. Non si barattano i diritti per i favori. Parco dei Sieli, l'abbiamo inserito, è una bella sfida il Parco dei Sieli, qui non ci si deve prendere in giro, però può iniziare un percorso attivando un tavolo con i privati, che hanno chiaramente la proprietà, il diritto di proprietà, e piano piano far pensare a quel parco come appunto una struttura di svago. Non è difficile, si può fare, ci sono anche dei finanziamenti ad hoc su queste cose, però tutto deve passare dai privati. Quindi realmente cosa faremo? Noi ci confronteremo con i privati, verranno al comune e chiederemo di darci complicità, di credere in questo progetto, di credere in questo sogno. Le criticità idrauliche, ci sono molte strade, vero Giusy? Via? La dici tu? O la dicono loro? Via Turiscordo, chi la dice? Foti, dico, tante vie che hanno aspettato da tempo interventi, li hanno fatti solo qualche mese fa, perché non farli prima? Perché? Monitoreremo l'acquedotto ha necessità di avere un restyling, ci sono troppe zone del paese che a volte a cadenza quasi scientifica rimangono senza acqua. Allora cosa si deve fare? Non si deve prendere in giro la gente, si farà sicuramente una scheda di intervento, si fa un controllo reale su tutte le reti che abbiamo su tutte le parti del paese e piano piano sostituire i vecchi pezzi a quelli nuovi. Non si può andare avanti a strafalcioni, non si può andare avanti improvvisando un intervento al giorno, si deve programmare. Adotteremo un regolamento che hanno stabilito molti comuni, Belpasso, Nicolosi, Campo Rotondo, Santa Maria di Godia, non mi ricordo, ma mi pare che l'abbia fatto, di adottare l'aiuola. Il verde pubblico deve essere gestito in partnership col privato, troveremo il modo in modo che il comune si sgravi pian piano della gestione del verde, attivando un percorso di pubblicità e promozione delle imprese. Non è scienza, fantascienza, è realtà. Gli altri comuni lo fanno e lo faremo anche noi. Ammodernamento dei campi Toluccio La Piana e Valentino Mazzola. E qui vi racconto un'altra storia. Sempre in quel consiglio comunale, piano triennale delle opere pubbliche, spunta un emendamento. Immaginate cos'era? Il campo sportivo Valentino Mazzola. Ma la cosa che più fa ridere, lo sapete qual è? Che nel progetto del Valentino Mazzola, per avere la prescia di portare i documenti al consiglio, c'era la foto di una piazza!
la foto di una piazza! Vergogna! Per prendere in giro la gente! Guardatele! Sono su streaming! Perché dicono, no ma non interessa, poi si fanno i video, non interessa! Chiaramente questa cosa l'abbiamo detto in un incontro con una società sportiva, con l'altra, sentiti telefonicamente, perché è giusto ristabilire i manti in erba sintetica. E se riusciamo, me ne dico un'altra, non lo farà totalmente il comune con le vostre, con i vostri soldi e con le casse comunali. Si può anche fare in partnership col privato, utilizzando una forma di promozione e di pubblicità che hanno fatto che si può fare e facendo il campo sportivo in manto sintetico. Magari domani lo diranno anche loro. Domani lo diranno anche loro. Però la cosa che più fa ridere è anche che improvvisamente spunta l'interesse per il Toruccio alla Piana. Voglio dire, il Toruccio alla Piana è un altro campo che merita attenzione, anche lì è inserito nelle nostre priorità. Realizzeremo un sistema di hotspot wifi, ma questo ne parleremo anche perché è giusto azzerare, se possiamo, il digital divide, che è la distanza chiaramente tra la gente e le realtà informatiche. Se possiamo, copriremo gran parte delle piazze più importanti e non solo del territorio comunale. Sulla questione della metanizzazione ci impegneremo su alcune aree che confinano con Catania per trovare raccordi reali affinché alcune aree possano avere la metanizzazione, cosa che non è stata fatta per una questione di volontà. È possibile farla, abbiamo già preso contatti con Catania e questo si farà, ma non costa chissà che, sono cose normali. Abbiamo girato le porte della gente, le case, abbiamo parlato con l'anziano, con i bambini, con i diversamente abili, con le famiglie in difficoltà, abbiamo discusso delle problematiche, delle dinamiche. Attiveremo un sistema reale di videosorveglianza, è una delle priorità del nostro programma. Gestiremo una task force sulla sicurezza, la faremo, e da lì partirà un controllo del territorio dove, se non arrivano i carabinieri o la polizia municipale, se conviene, come ha fatto il collega di Belpasso, attiveremo dei canali anche con la sicurezza privata. Il territorio deve essere tutelato tutto, non possono più esserci le spaccate nei negozi piuttosto che la microdelinquenza nelle piazze per lo spaccio. Attiveremo una videosorveglianza spinta che controlli e monitori il territorio affinché i nostri figli possano andare a giocare ovunque, e controlleremo la città, deve diventare una città videosorvegliata. Stabiliremo un piano di protezione civile comunale e i gruppi volontari comunale di protezione civile. La zona di Mezzocampo, scusate, ci sono delle criticità idrauliche e su queste chiaramente ci sono dei progetti importanti, però hanno bisogno di un reale confronto con le aziende, di un reale confronto con i professionisti, perché le cose non si fanno campate per aria. Qualcuno dice noi faremo, ma per fare ci vuole realmente il controllo degli atti e il collegamento con gli enti, con gli altri comuni. Sul welfare, sull'inclusione ed integrazione, io ho il piacere e l'onore di avere qui una delle professioniste più stimate della Regione Sicilia, progettista sociale, una persona vera, leale, che è con noi e che renderà il comune a portata di cittadini. Il welfare, Rosa, sarà il pilastro della nostra attività amministrativa, perché prima viene la gente, poi viene il palazzo e la politica, ma prima viene la gente, soprattutto coloro che hanno difficoltà. Potenziamento dei centri di aggregazione minori e aggregazione anziani. E su questi vorrei fare un intervento. Qualcuno dice che dopo le mie dimissioni, si è recato presso un centro a Bessito, centro anziani, che per intenderci, come tutti i centri anziani, quasi tutti hanno avuto il ritinteggiamento delle pareti nell'anno e mezzo che ho fatto l'assessore, ora ci torno, e non mi pento di questa cosa. Hanno avuto gli anziani un percorso di conoscenza riguardo le problematiche mediche, andavano lì i dottori e li sensibilizzavano alla prevenzione attraverso il gruppo di Federanziani, hanno fatto dei corsi di formazione coi tablet, hanno fatto le passeggiate della salute,
hanno scritto un questionario con delle priorità che chiaramente consegnerò alla dottoressa Zito, dove c'è scritto quello che vogliono. Insomma, sono stati ascoltati. Qualcuno dice che dopo le mie dimissioni c'era un problema di un neo e di una porta. Giusto, giusto. E sapete dove sta il trucco? Che il sottoscritto, quando ha formalizzato le dimissioni, ha lasciato un fogliettino di carta, perché la cosa più importante, credetemi, è tutelare la gente, non vivere sulle poltrone. Ho lasciato un pezzettino di carta dove ho scritto quattro cose che si dovevano fare. E ho detto, tra queste quattro cose, a prescindere dal fatto che io mi sto dimettendo, guarda che ci sono delle dinamiche da sistemare nei centri. Ed è ovvio che poi dicono, oh, no fici! Fatevi voi un'idea della cattiveria politica. Siamo tutti bravi a parlare. Le ho scritte e le ho dette queste cose. Ma a tutela degli anziani, non credetemi, a lungi da me la questione elettorale, a tutela degli anziani. Rafforzamento chiaramente del dialogo col distretto sociosanitario. Collocazione di asili nido presso i quartieri periferici. Storiella. Abbiamo fatto a Lineri una delle riunioni dei patti di quartiere dove ho detto centro polifunzionale, lì dietro c'è lo spazio gioco, per intenderci, spazio gioco fortissimamente voluto dal sottoscritto senza pagare affitto nelle aule di privati, rafforzando un centro polifunzionale. Chiaramente queste cose non ve le dicono, ma sono scritte, ero al tavolo dei sindaci, al distretto, i verbali ci sono. Quello spazio gioco rimane lì perché in futuro, siccome i fondi dei PAC finiranno, si deve trasformare in asilo, in quanto c'è una motivazione, non è uno spot elettorale. Guardando i numeri, la richiesta degli asili nido ai servizi sociali sfora di una ventina di unità. Quindi quelle 20 unità possono essere assorbite chiaramente presso l'asilo che sarà di Neri. Nel patto di quartiere, prima ancora che qualche altro giustamente possa dire qualcosa, prendesse spunti, avevamo già detto, ed è visibile perché l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo ripreso, è visibile la nostra proposta, certamente il rafforzamento della delegazione con l'asilo nido nel quartiere di Neri. Si parla anche dell'asilo nido di Belsito. L'hanno chiesto, ma si devono guardare i numeri, perché a Belsito c'è un'altra realtà, c'è un altro centro polifunzionale che chiaramente va ripristinato, ma lì non si vuol soltanto portare nuova linfa, si vuol certamente portare la delegazione comunale, perché ne abbiamo una fatiscente, ci sono dei locali in affitto e lì si devono togliere. Va certamente, se possibile, discusso con gli anziani, ricollocate il centro e togliamo un altro affitto. Rispondete. Ma lì noi vogliamo portare una task force lavoro con enti di formazione. Se poi la necessità richiede l'asilo nido, i numeri, se la gente richiede, a richiesta va proposta. Ma la richiesta ad oggi, i numeri sono 15-18 unità di sforamento. Sempre sulla questione legata all'Ineri, al centro polifunzionale, permettetemi un passaggio. Si parla che quei locali sono stati valorizzati da il consultorio familiare dell'ASP. Una volta per tutte chiariamo questa storia dell'ASP. L'ASP, gli uffici reali, legali, sono quelli che purtroppo ad oggi risultano chiusi e ad oggi nessun amministratore è andato a chiedere a che punto sia l'attività. Quando io ero in giunta sono andato insieme ad un altro collega a chiedere urgentemente il ripristino della guardia medica e dei locali, chiaramente portandoli qui, dando disponibilità dei nostri locali, quindi in questo caso scuola e centro polifunzionale, Lineri consultorio. Mi avevano garantito che a febbraio avrebbero portato i servizi a Mister Bianco. Mi chiedete come mai è passato tutto questo tempo e si fa adesso e nessuno ha spinto, mentre noi, e mi ricordo che lo facevo con Zanchi, con Foti, ogni giorno chiedevamo per iscritto a che punto siamo con i locali. Ora sono rientrati i locali dell'ASP, abbiamo portato i locali dell'ASP, mentre prima dicevano qualcuno, dicevano, ma questi locali non è colpa del comune, però ora il comune se ne vanta, ma non c'entra il comune con i locali della guardia medica.
tanto per dire che lo spunto del consultorio, giusto che ci sia, ma non basta. Non basta, i locali devono, tutti i servizi devono rientrare lì e devono rientrare anche gli ambulatori a Mister Bianco, perché attualmente gli ambulatori non ci sono. Chiederemo anche questo. Rosa, ti farai carico, grazie ai tuoi collegamenti con le ASP, con chi di dovere, di riportare e di far risistemare quel locale che è di proprietà dell'ASP. Tutela della persona anziana, promozione della salute, attività motoria di base per il mantenimento delle potenzialità residue della persona anziana. Attraverso, Rosa mi consiglia, le professionalità, attraverso delle liste di volontari che, appunto volontariamente, senza costo per il comune, vanno presso i centri anziani e riabilitano gli anziani. Dobbiamo fare prevenzione, gli anziani non devono andarsi a chiudere nelle case di riposo, gli anziani sono valore aggiunto per questa città. Se possiamo, nei centri dobbiamo rafforzarle le attività culturali e ricreative, non soltanto il gioco delle carte, che ci può stare, ma non soltanto quello. Chiederemo chiaramente a degli esperti un tavolo di programmazione, un tavolo di progettazione, aggregando anche il volontariato sociale, le parti sociali. Staremo attenti alla questione della disabilità. La disabilità è una cosa seria che merita altrettanto attenzione. Noi promuoveremo un censimento dei soggetti che chiaramente vivono in questi contesti, e il censimento servirà intanto a capire le azioni, no? Da sviluppare nel territorio, ma servirà anche alla protezione civile in caso di difficoltà, bravo, di disagi. Creeremo un tavolo permanente sulla disabilità. C'è gente, ci sono famiglie che meritano rispetto e che meritano l'immediate risposte su queste situazioni. Immediate risposte. Valorizzeremo il progetto SIA, è un progetto che sta prendendo il volo, sta spiccando il volo. Il progetto SIA prevede tanti interventi, tra cui chiaramente il rafforzamento, le opportunità di lavoro, il tutoraggio. Ma chi lo fa il tutoraggio se è mancato un anno e mezzo il centro per l'impiego? Un anno e mezzo! E ora ve lo spiego perché è mancato il centro per l'impiego. Perché poi fanno manifesti a spese vostre, li appendono fuori dagli stalli autorizzati, fuori dagli stalli autorizzati, per dire abbiamo riportato il centro per l'impiego. Ma cosa fai? Non è così, il centro per l'impiego doveva restare a Mister Bianco, 2 anni di disservizi per i quali ho lottato, ho litigato e sono uscito anche per questo, perché chiedevo che quel centro non doveva essere allocato giù e neanche i dipendenti comunali devono andare lì. Quelli vanno tolti da lì, perché sono locali fuori dal centro, ma sono locali belli. Bene, razionalizziamo le risorse, le aree, ne abbiamo spazi. Il SIA lo si collega chiaramente al centro per l'impiego, col quale, quando ero dentro, qualcuno l'ha ascoltato, abbiamo instaurato un protocollo d'intesa. E il protocollo d'intesa ha senso nella misura in cui si mettono dentro tutti gli attori sociali. Ora ci arrivo. Ma qualcuno l'ha dimenticato. Attiveremo il garante per l'infanzia e per l'adolescenza, perché è giusto che ci sia attenzione su queste dinamiche. Attenzioneremo la questione dei minori migranti. Svilupperemo uno spazio neutro per le famiglie. Il problema della disoccupazione e i disastri sociali, sempre partono dalla famiglia. La famiglia deve essere rafforzata. È arrivato. La famiglia ha l'esigenza di avere la tutela, spazio neutro per i genitori e per i figli, quei genitori separati che avranno quella possibilità di confrontarsi con i bambini, e quei bambini che devono diventare classe dirigente, che devono diventare giovani, che devono diventare adulti. Chiaramente sull'istruzione, dico, Rosa avrà poi tanto da fare, metterà in rete tutte le associazioni, rafforzando, facendole diventare un polo dell'associazionismo, che in collaborazione chiaramente con le scuole, con gli enti, farà molto, e poi magari avrà modo di spiegarlo nel tempo e con le cose concrete. Passiamo
allo sviluppo economico. Sostenga le start-up innovative, artigianato, mestieri e imprese, coccolare chiaramente le imprese artigianali e dare visibilità a questi soggetti che chiaramente ancora investono nel territorio e nel rilancio dei vecchi mestieri. Riqualificazione di zona commerciale con spazi di incubazione start-up all'interno delle grandi aree. Mister Bianco diventerà la città dell'innovazione. Qualcuno, qualcuna, non lo so, forse non lo capisce. Ieri da questo palco hanno parlato di incubatore per di imprese, start-up. Probabilmente non sa neanche di cosa stiamo parlando. Neanche di cosa stiamo parlando. È venuto un'eccellente risorsa dell'Università Catanese, un profilo altissimo, che ha siglato un protocollo d'intesa con il comune di Mister Bianco, e vi spiego perché, ancora ad oggi non parte l'incubatore. L'incubatore non parte perché l'università nel mese di ottobre ha avuto un problema all'interno, ha avuto il rettore che è decaduto, quindi il protocollo d'intesa rimane, gli atti amministrativi, tecnici e operativi hanno subito un rallentamento. Il comune ha in cassaforte un protocollo d'intesa storico in Sicilia orientale, storico, che certamente noi faremo in modo di farlo volare, farlo andare dove è giusto che vada, fargli spiccare il volo, portando le imprese, le start-up qui da noi. Se ne vengono 5, ci sono start-up che producono milioni di euro, ne rimangono 3, probabilmente qui si creano imprese che sviluppano lavoro, ci sono le professionalità, l'incubatore dell'impresa esiste, ci abbiamo un protocollo e i 20.000 euro non sono stati spesi. Poi certamente l'incubatore va collegato con l'associazionismo, con le Confcommercio, con il mondo della società civile, quello sicuramente si aprirà un tavolo. A differenza dei 20.000 euro spesi senza parlare con nessuno per fare una barriera lì in Chiesa Madre, forse l'abbiamo dimenticato, no? 20.000 euro per fare una barriera che con 3-4.000 euro, cosa che giustamente abbiamo consigliato, ma dopo, perché non è che parla con qualcuno, ma dopo. Dice, ma no, è buona. 20.000 euro spesi. Sport e giovani, sportello universitario, perché è giusto che i giovani abbiano un riferimento. C'era lo sportello, non è più stato chiaramente ripristinato, è giusto che ci si metta a testa, lavoro in rete, lavoro tra i comuni e, se è il caso, investimenti per garantire un front office con l'università. C'era e lo ripristineremo. I contributi per le associazioni sportive che tolgono i giovani dalla strada per farle diventare uomini e donne del domani, perché è giusto che le associazioni che contribuiscono a un sentimento di legalità vengano riconosciute. Creeremo una consulta dell'arte e della cultura, perché vedete, per esempio, la Casa della Musica, come altre cose, vengono gestite ad oggi ad hoc. Ci può stare fino a un certo punto, ci deve essere una consulta delle arti e della cultura che debba scandire l'interesse per queste cose. La casa della musica non esisteva, era un progetto che era, intanto è giusto dirlo da questo palco, finanziato da Ninella Caruso. Chiaro che poi qualcuno se ne vanta, è un altro discorso, ma le cose che vengono dette devono essere dette. Ma quel progetto che oggi, un anno e mezzo fa, stava partendo, era soltanto una sala di informatica. Allora io lessi quel progetto da assessore, ho detto, ma scusate, ma l'aula informatica, che siamo nel 2020, dove tutti col cellulare già abbiamo la possibilità di interagire, è ormai obsoleta, c'è nelle scuole. Allora facciamo un'altra cosa, aggreghiamo gente, e lì nasce la Casa della Cultura, così. Il progetto è al comune, andatelo a guardare, potrei dire una fesseria magari, dice, ma questo ci vuol convincere. Il progetto al comune, totalmente rettificato, seguito passo dopo passo dal sottoscritto, e oggi c'è quella casa. E lo sapete perché ha difficoltà a decollare? Perché qualcuno aveva fretta di inaugurare, mentre le cose vanno concertate. Va creata una consulta dell'arte della cultura, perché così si fanno le cose, con la gente che fa le proposte e poi vengono chiaramente espletate. Non perché dobbiamo aprire, perché dobbiamo aprire. Sul carnevale. Il carnevale lo fanno le associazioni, lo fanno i cittadini che mettono i soldi alla tasca. Seriamente.
e quei presidenti che giorno dopo giorno credono seriamente e mettono la faccia, la famiglia, il tempo per questa grande cosa che si chiama carnevale, ma anche lì va potenziato. Parleremo anche di fondazione, certamente si deve creare un raccordo con le scuole, si deve creare lavoro col carnevale, non può essere soltanto quei 3 mesi, si deve destagionalizzare, facciamolo uscire anche un'altra volta se è il caso. Attenzione anche alla parte a sud del paese, c'è un territorio vastissimo, ricco di masserie, ricco di aree agricole che vanno potenziate, ci sono un sacco di soldi della comunità europea, e allora con quei gioielli che abbiamo, perché ho visto grazie a un'amica mia tutto quello che c'è dall'altra parte, vanno valorizzati, va attenzionato le strade urbane in quelle zone, se è il caso vanno ripristinate alcuni passaggi, va inventato un nuovo interesse per quelle aree, l'agricoltura diventa oggi, ridiventa, si sta riposizionando dal punto di vista economico, quindi attenzione anche a recuperare questa viabilità primaria con riqualificazione di quelle strade comunali. Lanceremo anche un percorso delle masserie. Creazione anche di sagre e di mercatini. È giusto che il paese debba essere vissuto in più momenti l'anno. Il carnevale è certamente quello più di spicco, ma se si destagionalizza, se si creano altri interessi, se si dà la possibilità di inventare alla gente, di accogliere proposte, si possono inventare sagre. Noi ne abbiamo fatta una a Natale e vi devo raccontare una bellissima storiella. A Natale abbiamo sperimentato, purtroppo si è messa a piovere quindi abbiamo dovuto spostare di una settimana, abbiamo sperimentato una cosa che alla gente è piaciuta tantissimo, l'unico difetto è che non l'ha fatta il sindaco uscente perché non ha controllato l'azienda, perché non sapeva che succedeva e quindi probabilmente era questo il reale problema. Però è un inizio, tutti i commercianti che sono venuti lì hanno detto rifacciamola, potenziamola, ma nella storia del mercatino di Natale, che certamente va potenziato, la storia che mi ha fatto pensare tanto è quella che vi sto per raccontare. Ero lì col sindaco uscente e una signora esce dalla chiesa e mi dice: Marco, io ho un problema alla Madonna degli Ammalati. Ho detto: guardi, parli con... La signora ha parlato, la risposta sapete qual è stata? Ah signora, ma in convento chi potremmo spostare? Qui fino a monaca spostiamo un convento? La signora se n'è andata disgustata! E lo sapete perché? Perché bastava solo ascoltarla! L'ascolto! Ma pingo in pina monaca, spostiamo un convento! Poi gli ho parlato io e la signora mi disse, fine Natale, mi fa: ma come puoi fare? Tu sei un'altra cosa! Vivi diversamente il rapporto con la gente! Ed è vero, è quello, più quello mi ha portato coscientemente ad uscire dalla giunta. Coscientemente, non rinnego nulla delle esperienze fatte. Abbiamo fatto i cantieri servizio, abbiamo dato per 3 mesi lavoro a 100 persone, abbiamo istituito lo sportello per le donne, il bene confiscato alle donne, la mia firma, l'ho fatto coscientemente, perché era giusto creare lo sportello per le donne maltrattate, e qualcuno se ne riempie la bocca, perché dice: non dovevano dire neanche la via, non lo sanno che non dovevano dire neanche la via, hanno pure detto dov'è, a non tutela delle donne maltrattate. L'Europa, qualcuno dice che ha qualche scienziato che si occupa di finanziamenti europei, l'unico che c'era non è partito, gli impianti a LED sono fermi, si era fatto il bando, poi è stato sospeso, poi è stato riattivato e poi sospeso, intanto noi faremo i LED, è giusto fare LED. Ma è giusto far capire alla gente di cosa si parla. Noi creeremo lo sportello Europa con tutti i professionisti e per dire alle aziende che esistono quei bandi, faremo consulenza alle aziende, le accompagneremo, arricchiremo di contenuti questa comunità che è povera economicamente oggi, perché il disagio c'è,
la gente deve essere allettata per divenire a Mister Bianco, per creare, per inventare, per innovare. Ci sono degli incubatori privato su privato lì alla zona commerciale che funzionano, imprese che hanno sperimentato una sostenibilità ambientale, insieme stanno creando business, sono cose che si devono fare. Gemellaggi europei per la sostenibilità ambientale, sono queste le cose che chiede la gente, il programma, non gli attacchi. Io ho detto una cosa a tutti i miei candidati, certo c'è quello che si infervorisce di più, quello che si infervorisce meno, ma abbiamo una linea, noi andiamo avanti per la nostra strada, non ci interessano gli altri, non è il nostro linguaggio. Ed è per quello che sono uscito, perché quello non è il mio linguaggio, non mi appartiene, non mi è mai appartenuto. La gente si tratta con i guanti d'oro, chiunque esso sia. Non si stampano le determine gli ultimi giorni per far partire 100 cantieri e dire ci sono 100 cantieri. I cittadini lo capiscono. E poi dicono, ma qual è l'interesse? La sindacite acuta, questo è l'interesse. Chiedetevelo perché ha fatto alleanze l'ultimo giorno con Pezzone, che erano i suoi nemici. Bravo! E dentro quella stanza vomitava fango. Bravo! Sui suoi alleati che oggi si siedono lì e portano la bandiera, ma si vergognino, ma gli date il voto. Si vergognino, alleanze con i notabili, i notabili. Questa è l'incapacità. Noi abbiamo 7 liste di persone per bene, professionisti. Se il caso, il disoccupato che vuole dare voce alla sua voce, i disabili, candidati. E ci sono a Piazza Mercato e nelle altre piazze i ferri dove non passano i disabili. Ma cosa fai? Gliel'ho detto, non l'ho fatto. È per questo che sono andato via. E allora siamo in democrazia, ognuno per la sua strada. Tu fatti la tua, io mi faccio la mia. Poi si vivi. E poi si vivi. E poi si vivi. C'è gente che scriveva bugiardo e ha cambiato idea sulle delibere. Andatevi a seguire le votazioni. Io non ho mai cambiato idea sulle delibere. Mai. Perché se una cosa era giusta dell'opposizione, io coscientemente non la votavo contro. Non la votavo contro. E la stessa delibera che abbiamo presentato qualche volta fa, non l'ho votata contro qualche giorno fa. Bravo! Questa è serietà nei confronti della gente. Perché non si può non votare l'addizionale IRPEF e poi si vota al contrario quando si passa da una parte all'altra. Si deve spiegare con i soldi della gente cosa si fa. Se io chiedo 3 euro a un cittadino, gli devo spiegare, rendicontando gli interventi, non che è l'ultimo nascono dossi e pavini in candidato. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Nascono dossi per ogni candidato. Si finiva la festa. Bravo, bravo! Un'altra cosa che mi consiglia la mia amica e consigliera Zanchi. Qualcuno dice che io non andavo mai alle giunte. Certo, le giunte lo sapete come le fa? Chiamano telefonino, a bene, a fare la giunta, 4 ore prima. Ma dico, ma non è possibile, io, 32 anni, ho un figlio, devo lavorare, devo portare i soldini a casa, me lo dici un giorno prima, mi organizzo. No, va bene, subito, vabbè, me lo quarto, ci sono gli assessori. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Le giunte si devono fare con dei tempi e dei modi certi. Là dove c'ero ci sono stato, ma non posso essere lo zerbino di servizio, io ci andavo quando c'ero, perché c'è chi porta 2 euro a casa per poter sbarcare in aria e c'è chi magari vive di pensione, di oneri della regione, perché piglia 4.000-5.000 euro al mese dalla regione, ricordiamocelo, e poi si dimezza lo stipendio, mentre che c'è di tutta questa parte chi cerca di sbarcare il lunario. Scusatemi se è così, scusate se tutti, se gli hanno fatto l'intervista e è andato in imbarazzo sulla questione economica. Bene, questo è il problema. Ma che ci fa? Chiudo dicendo, dico, alcune parti del programma le ho saltate.
La Casa dell'Acqua nasce in consiglio comunale con qualche consigliere, poi vengono realizzate due, dico, i cantieri servizio, l'incubatore dell'impresa esiste, l'asilo nido, Mister Bianco, i PAC, l'asilo nido riapre perché allora c'era anche la dottoressa Zito che, e vi spiego perché fare l'assessore ha avuto un grande risultato, perché ho conosciuto donne come la signora che vedete qui accanto, come la signora con la S maiuscola che vedete qui accanto, che è una combattente, che è preparata, che è seria, che è competente, che è professionale, che sa cosa dice. E grazie al cielo che ho fatto l'assessore, non avrei mai potuto avere una risorsa infinita come loro, come loro. E ancora non ci siamo fermati, ce ne saranno altre persone in gamba. Abbiamo aperto dialoghi con altre persone che arricchiranno di professionalità, perché la giunta è una squadra e la squadra deve essere allenata. Io non ambisco a diventare il sindaco più bravo d'Italia, non è quello, io dovrei fare l'allenatore di una squadra dove ogni singolo giocatore deve dare il suo contributo. Non chiederò mai a Giussi, a Rosa, a Santo, chi che sia, uni sta facendo, chi sta endo, uni vai, vieni qua, fammi avviriti. Lavoreranno liberamente, perché ogni cosa non può passare dal sindaco. Giusto che ci confrontiamo, ma giusto che abbiano libertà e autonomia in quanto donne e uomini liberi, liberi. Questa è la differenza, questa è la differenza. A noi nessuno ha imposto un nome da assessore, nessuna segreteria politica ha dato la designazione di poltrone. Siamo liberi e lo diciamo ad alta voce, siamo liberi, e l'unica voce è quella della gente. Diamo voce a chi non ha voce e chi non ne ha mai avuta, e per questo dovete correre. Ed è giusto, io lo dico con coscienza, perché tanti miei candidati non si arrabbiano, perché altri candidati si imbarazzano. Prima mettete una X sul sindaco Corsaro, il primo della scheda elettorale, il primo della scheda elettorale, il primo in alto a sinistra, e poi votate con coscienza le persone che fanno parte della coalizione, perché sono loro a trasportarci e a trasportarvi, perché ci vuole una nuova classe dirigente. Basta con le stesse facce, basta, cambiamola questo paese, ci vuole coraggio, non possono lavorare sempre gli stessi professionisti. Ma dove siamo? Ma dove siamo? La questione legata alla metropolitana, questa ve la devo raccontare e poi chiudo. Ci sono manifesti pagati da voi, perché sono segnati come comune Mister Bianco, quindi pagati da voi per fare propaganda elettorale, appesi nei pannelli del comune e fuori dai pannelli del comune, cosa che non si può fare, giusto? Perché qua qualcuno scrive una lettera e fa cuore, no? Tipo come gli sento me, non si può fare. Detto questo, c'è scritto che la metropolitana è gratis. Mi sono recato presso gli uffici della metropolitana e mi hanno spiegato il servizio, che è un servizio eccellente. Noi la vogliamo fortissimamente la metropolitana, però in chiave moderna. Mi hanno detto che ovviamente era un progetto della metropolitana che costa, il biglietto costa 2 euro, perché prendere la metropolitana, andare lì, ci vado con l'amico mio in Anzalone e mi costa 1 euro. Dove sei, Nini? 1 euro. Se si prende il bus, giustamente deve essere pagato. Qualcuno scrive gratuitamente nei manifesti, recatevi presso la metropolitana e gli dite, qualcuno dice che non si paga il biglietto. Non solo, giusto il bus è sperimentale per 3 mesi, è l'FCE che lo dà e il comune giustamente lo deve prendere. Ma non è che stiamo parlando di chissà che cosa, qui passa che ogni cosa che succede è grazie a qualcuno, è grazie a voi che pagate le tasse regolarmente, è grazie a ogni cittadino che si sveglia la mattina per sbarcare il lunario, è grazie alla lealtà che il contribuente ha nei confronti del comune. Chiudo dicendo qualcosa che ho letto oggi, spero di avervi parlato di quasi tutto il programma, comunque è appeso all'albo pretorio, guardatelo. L'unico modo di conservare la propria solitudine è offendere tutti. Ecco la chiave di tutto. Insinuare, creare il dubbio, avere tutte le verità in tasca, questo è diventato il metodo comunicativo per eccellenza. Quando fai qualcosa c'è sempre un secondo fine.
Devi essere per forza un ladro, un malfattore, un rubagalline, un cialtrone, un incapace. Mai un pizzico di possibilità, di pensiero positivo. Mai chiedere all'altro perché sei lì. Perché sei lì? Cosa vuoi fare? Quali sono le tue idee? Quelle che ho appena esposto. Dice Saviano, ed io condivido, intanto urliamo, intanto insultiamo, poi si vede. Significa che senza nemmeno rendersene conto siete inconsapevoli ma non incolpevoli. State lastricando i voi stessi in una strada peggiore di quella che avete trovato. State lastricando già il peggio di quello che avete trovato. Continuiamo così, mettiamo mine per strada, creiamo rancore e rabbia, così che saremo certi che da qui ce ne andremo tutti. Noi da questa terra non ce ne vogliamo andare, i giovani non se ne vogliono andare, vogliamo vivere in un paese libero, da qualcuno che ha la sindacità acuta, libero, e che farebbe tutti tutto per stare a governare la città. Questo è il problema, farebbe di tutto. Lo si vedono gli accordi che ha fatto, lo si guardano. Il nostro interesse, e chiudo, è migliorare la città, e solo per questo chiediamo il vostro sostegno. Grazie e votate Corsaro, e votate Corsaro, X sul sindaco e poi i consiglieri della coalizione. Grazie, buona serata e ci rivediamo nelle strade, nei bar, sulle piazze, non in segreterie politiche, nelle strade, tra la gente. Buonasera e grazie.